Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale. Io sono Gigi e questo è Yorobby. Circa 2 mesi fa ho realizzato un video nel quale ti facevo vedere com'è possibile rimuovere la ruggine con l'elettrolisi. Appena è uscito questo video siete stati in tantissimi sotto i commenti di YouTube o in privato su Instagram, quindi se non mi segui ancora su Instagram corri a seguirmi Yorobby Official. E mi avete raccontato di come rimuovete la ruggine da vecchi strumenti o da vecchi pezzi di ferro, ovviamente arrugginiti. Il 90% di voi utilizza un metodo semplicissimo, Coca-Cola. Io all'inizio ero molto scettico, ma oggi ti farò vedere com'è possibile rimuovere la ruggine con della semplice Coca-Cola. Lo so, non ci credevo anch'io, ma guarda. Bene, quindi come visto abbiamo rimosso la ruggine da queste chiavi inglesi utilizzando della semplice Coca-Cola. Un metodo facilissimo e semplicissimo. Ho riempito una bacinella, ho inserito le chiavi inglesi e ho messo appunto 30 cl di Coca-Cola all'interno della bacinella. Dopo 24 ore era tutto già pronto. Se dovessi fare ora un paragone con l'elettrolisi, beh, sicuramente conviene di gran lunga la Coca-Cola. Perché? Perché con una lattina da 30 centesimi, 35 centesimi, riusciamo a rimuovere la ruggine da pezzi che appunto possiamo inserire in un contenitore, in una bacinella. Invece per l'elettrolisi non è così. Abbiamo bisogno sicuramente di corrente, di un alimentatore, di alcuni morsetti, acqua, bicarbonato, quindi troppo dispendioso. Ora però tocca a te, fammi sapere qui sotto nei commenti secondo te qual è il metodo migliore. Se ti sei perso il video dell'elettrolisi, te lo lascio qui a fine video dove puoi cliccare e andare direttamente a guardare il video. Io ti saluto, ti ringrazio per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto il video e trovate interessante l'argomento, come al solito, lasciami un bel like, iscriviti al canale se non sei ancora iscritto e noi ci vediamo sempre qui sabato prossimo con un nuovo progetto. Ciao!